Se vi state chiedendo con chi sono oggi, la risposta è con le tre bombe sexy che stanno facendo impazzire tutto il web. Elena, Naomi, Denise. Mi chiamo Gabriele Vagnato. Spesso mi perdo in un bicchiere. E questo è il mio social network. Una volta, per diventare ricchi, noi esseri umani sognavamo di fare il medico, l'avvocato e l'ingegnere. Oggi, invece, per fare tanti soldi c'è OnlyFans. Questa è la storia di Naomi. Non vi dico quanti anni ho, ma vi dico che sono un'imprenditrice nonché bomba sexy su OnlyFans. Una ragazza che ogni giorno guadagna ricevendo richieste tipo: a me hanno proposto 5.000 euro per i miei calzini dati. Tutto questo su OnlyFans, che è un sito di intrattenimento dove, pagando un abbonamento ogni mese, potrai vedere contenuti esclusivi. Contenuti miei personali. Certo. Molto sexy e provocanti. Anche se mi chiedo, con tutti i materiali sexy e provocanti e gratis che ci sono online, perché una persona dovrebbe diventare tuo cliente? Ma no, cliente è un termine davvero brutto. Loro si sentono molte volte anche i miei amici. Ma voglio dire, aiutare. E dopo qualche piccolo problema tecnico. Amore, c'è una caccola. C'è una caccola, il cane. Ma la devi togliere, non posso far vedere il cane con la caccola. E non 5 non... euro e poi c'è la caccola. Mi lasci. Si chiama Junior. Costa 2500 euro. Finalmente andiamo a trovare le altre ragazze. Arrivato l'autista personale di Naomi con il suo van dai vetri oscurati come i veri VIP, le chiedo: e quindi il vostro lavoro più o meno in cosa consiste? Consiste nel creare contenuti che possano soddisfare i nostri abbonati. Ecco, quindi Naomi soddisfa le esigenze degli abbonati che si iscrivono. Io odio quando fanno quelle domande: quanto guadagni in un mese? Sì, guarda. E quindi ti chiedo, tu quanto guadagni in un mese? Più di 10. Meno di 20? Più di 20. Meno di 30? Meno di 30. E dopo aver capito che non parliamo di 30 euro, ma di 30.000 euro, arrivo alla conclusione che tornassi indietro mi aprirei OnlyFans. Ma forse non è ancora troppo tardi e posso sfruttare l'imprenditrice Naomi. Ma tu potresti farmi aprire OnlyFans? Devo vederti i piedi. Io c'ho un piedino interessante comunque. Beh, potresti vendere, sai, cioè è quasi più piccolo del mio. Beh, però hai fatto appena una mossa sbagliata, perché mostrando il piede non puoi più venderlo. Quindi ho fatto una mossa. L'hanno appena visto gratis. Ed è questo il motivo per cui ho oscurato il mio piede, che potrebbe farmi guadagnare dai 20 ai 30.000 euro al mese. Perché Naomi, oltre ad essere una modella, è anche una. Una vera e propria manager. Ci prende una percentuale. Come tutti i manager. Mica certo. Lavoro per la gloria. Diciamo più del 30%, no? Io non sono io a prendere quella percentuale da loro, ma sono loro a prendere una grossa percentuale da me. Quindi tu questo lavoro lo fai perché? Beh, sarebbe ipocrita da parte mia dire che non lo faccia per soldi. Adesso basta chiacchiere, è arrivato il momento di lavorare. Anche se prima Naomi ci tiene a dirmi che con i soldi che guadagna ha comprato. Stai piacendo ristrutturandola pure. C'è pure la ristrutturazione. Beh, la macchina. Giustamente. Junior, hai visto cosa fa Naomi per comprarti le crocchette? Ti piacciono le crocchette da mangiare? Gli piacciono. Mentre la manager e bomba sexy Naomi lavora, ci raggiunge Matteo, il suo fidanzato. La tua vita ideale tra 3 anni qual è? Come lei dire? Sicuramente mare, parchi, bottiglie, festa, di tutto. Festa senza donne. Festa senza. No, con le donne, però le hai tutte fidanzate. No, invece io mi immagino con una famiglia, però la differenza tra me e te. Però una Rolls Royce, un attico enorme e 2 case, 3 case, 4 anche se. Farà anche OnlyFans fino a 60 anni. No, vabbè. Ma te, quando avrete un bambino, tu glielo terresti mentre lei fa i video mai di contenuti per OnlyFans? Mai nella vita, mai. Perché? Dal momento in cui fa un bambino, secondo me, chiudo OnlyFans, cioè. Ah, deve cambiare vita. Certo, ovvio. È scritto dove? Ovvio. E se Matteo ti dicesse scegli o me il bambino o OnlyFans, tu cosa diresti? Beh, ma non mi può togliere fuori il bambino, cioè ci vado in causa, non mi può togliere così. Subito in causa. Subito in causa ci vado. Ma io sono dell'idea che secondo me le donne non devono lavorare, cioè nel senso. Siamo ritornati nel 1902. Quindi tu sogni un futuro così dove Naomi certo, non lavora? Certo, ovvio che non lavora e che sta con mio figlio. Chi paga a cena dei due? C'è due, dai.
Sì, certo che me lo offre cioè, quello principalmente pago io che sono l'uomo, no? Cioè, certo. Se no che sono una donna e mi paga lei. Cioè. Dopo aver fatto l'incredibile conoscenza di Matteo e delle sue idee non proprio progressiste, incontriamo la numero uno delle ragazze a cui Naomi fa da manager. Elena Berlato. Che ci spiega un altro metodo per fare soldi su OnlyFans. Oggi facciamo un'asta. Go live. Partiamo con i primi $20 e mi andrò a togliere la maglietta. Dopo andando avanti, quando arriviamo ai 50, rimango il reggiseno e poi 100, tolgo i pantaloni avanti e così insomma. Ecco, adesso è arrivata una donazione. Beh, con $20 posso togliermi la maglietta ad esempio. Ah, ecco, quindi hanno vinto gli spettatori di... Tra l'altro dona uno, ma vincono tutti, quindi se si mettono in comunella fanno presto, mettessero un euro a testa. Ne è arrivata un'altra. Quanto riesci a guadagnare da OnlyFans? Ai 10 ai 35 più o meno. Quindi dai 10 euro ai 35 euro? No, 1000. Perché fai questo lavoro? Beh, per i soldi. Tu sei fidanzata? Sì. Okay, e il tuo fidanzato che ne pensa? Il mio fidanzato mi incoraggia anche perché mi ha vista molto molto giù nel momento in cui è arrivato il Covid e si sono fermati i lavori. Ma possiamo chiamarlo? Magari... No, mi sa, lo facciamo dopo perché mi hanno appena... Ho raggiunto i 100. Ok, e adesso si va. Quindi iniziare a... Sì, insomma, dovete uscire. Dopo i 100 arriva anche un audio del fidanzato mio ragazzo. Arrivando, 5 minuti sono lì, Dai, tra poco, sì, sei stupenda. Sono qui insieme ad Elena e al suo fidanzato. Manca. Sei geloso di Elena oppure condividi quello che fa? Io penso che Elena sia arte. Se io devo dire qualcosa su OnlyFans, dico grazie. Cioè, grazie anche a OnlyFans, noi possiamo vedere una prospettiva di vita futura. Certo. Quando lei ha avuto problemi io ho dato una mano a lei e lei ha dato una mano a me. E tu più o meno quanto guadagni al mese? Non ci ho mai pensato. Ma mentre il fidanzato di Elena pensa quanto guadagna al mese, viviamo momenti di terrore con Junior, il cane di Naomi. Junior, vieni qua. Junior. Junior. Guarda come stava sotto quel letto così, non riceveva la testa. Era incastrato nel materasso. Dopo questo grandissimo spavento, conosciamo l'ultima ragazza a cui Naomi fa da manager. Siamo con la modella emergente di OnlyFans e del trio. Lei è? Denise. E da quanto hai iniziato più o meno a fare OnlyFans? Ho iniziato da fine gennaio più o meno. Quindi adesso siamo a maggio, sono passati quanti mesi? 12? 5. No. Ah, da gennaio a maggio, 5 mesi, come ho fatto a non pensarci? Vabbè, non c'è tempo da perdere. Denise ci tiene a mostrarmi come lei guadagna attraverso i messaggi privati su OnlyFans. Ciao Enrico, sono sotto la doccia come mi hai chiesto tu. Grazie per... No, aspetta. Ciao Enrico. Ciao Enrico, sono qui sotto la doccia come mi hai chiesto di fare il video per te. E niente, ti volevo dare un bacio. Grazie. Quanto ti ha donato Enrico per questo video? $15. Dopo questa faticosa giornata di lavoro andiamo a conoscere la famiglia di Naomi. Sono tipo 20 cani a casa. Salve. Lei è la mia mamma! Salve. Ciao. La signora? Elenita. Elenita è fiera di sua figlia? Sì, sì, sì. Cosa le piace di più del lavoro di sua figlia? Il lavoro suo va bene, lei deve essere tranquilla con il suo lavoro e stare bene, è un bel lavoro che sei riuscita lei da sola a farsi. Ma io so che sua figlia è molto generosa, sì, le ha regalato tante cose. Tante cose a noi, certo, lei ha pensato prima a noi che a lei stesso, qualsiasi volta che... abbiamo bisogno, lei è presente, lei c'è. Cosa le ha regalato, tipo, per esempio? La casa. Ah, la casa? Questa casa è comprata. Ma nonostante questi generosi regali, c'è una persona
persona a cui proprio non piace il lavoro di Naomi. Papà è arrabbiato. Per esempio io ho fatto un calendario. No, ma che bello, stupendo, meraviglioso. Non c'è da vedere, l'ho fatto. Papà ha visto la copertina alzata. No, non viene. Basta, non lo voglio vedere. Io non sono uno che chiede, ma mi vuoi regalare qualcosa? Ora, se vuoi ci sono un paio di scarpe che... Prendi il sistema potente, quando le dico Matteo, lo rinfaccio. Queste qua. Queste sono di Matteo. Io la regalassi. Che numero è questo? 45. Io ho 41, vabbè, metto un po' di soletta. Anche se sentivo che mancava ancora qualcosa. Questo cos'è? Ma questo, visto che siete così generosi... Dopo questi incredibili doni, un ultimo regalo, la conoscenza di Martina, l'influencer e onlyfanser più famosa e ricca in Italia, con quasi 4 milioni. Quasi 4 milioni di follower. Che ci tiene a presentarci il suo cane Chanel, che costa 1500 euro. Ah, quindi costa quanto Junior? Che ricordiamolo, costa 2500. Lui quanto costa? Quanto costa? 3K. 2K e mezzo, 2K e mezzo. E quanto fa? 8.500. Sa qua, 5.000, 8.000 più la piccolina. Ah, bravo. 10.000 più gli altri 4, sono 15.000. Allora, Martina, ma tu mi ha detto lei, perché non si fa i fatti suoi, che ti sei rifatta, cosa hai fatto? Sono rifatta le tette e il naso. Ah, ma sono fresche? Sì. Da quanto? 4 settimane fa. Ma tu facendo questo lavoro l'hai fatto per guadagnare di più o per altri motivi? No, in realtà le tette sì, in parte, però c'è una cosa in parte, quindi una tetta l'hai fatto per questo motivo? Allora, una tetta l'ho fatto perché la volevo così sin da piccola, mentre invece l'altra niente, sennò... Ma perché avendo i seni più grossi si guadagna di più? Sì, no, dipende dai gusti. Però lei è più duri, no? Vabbè, però lei vende più tette, io andavo più sul culo. Ah, lei vende più culo, ecco, questo. Non è che se facciamo vedere il sedere allora siamo stupide. Ecco, e questo è un messaggio importantissimo. Dopo anni di impegno, senza diventare ricco, sono certo che questo è il mio momento. Dopo aver assorbito tutte le informazioni dalle mie grandi insegnanti, è arrivato il momento che anche io inizi a guadagnare 20, ma che dico 20, 30, ma che dico 30, 40 mila euro al mese, grazie alle foto dei miei piedi e pubblicando contenuti sexy, provocanti. E tutto questo grazie alla mia nuova manager, alla mia maestra, che ha sempre creduto in me. Mi dispiace distruggere i tuoi sogni, la tua carriera, ma io come la Celentano ti dico no. Cioè tu, voi direste no a questo? Li spendereste $3 per vedere questa foto?